Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: sarebbero partite le diffide tra Chiara Ferragni e Fedez, i due coniugi si sarebbero rivolti agli avvocati, cosa sta accadendo? Mentre ancora non è arrivato un comunicato da parte di Chiara Ferragni e Fedez che conferma la separazione di cui tutti parlano, le foto del compleanno di Leone, in cui compaiono separati, sarebbero un'ulteriore conferma della crisi o della rottura. Intanto c'è chi parla di diffide che sarebbero partite da entrambi i coniugi. Dunque, non solo non si tratterebbe di una crisi ma di una rottura vera e propria, ma l'imprenditrice digitale avrebbe diffidato Fedez a fare una cosa e il rapper a sua volta avrebbe fatto lo stesso con la Ferragni. Se così fosse vorrebbe dire che tra i due sarebbe iniziata una vera e propria battaglia. Chiara Ferragni e Fedez, la storia delle rispettive diffide, cosa è accaduto? Da qualche giorno in tanti avranno sicuramente notato che Chiara Ferragni non mostra più i volti dei suoi figli sui social, Leone e Vittoria sono presi sempre di spalle, cosa che ha iniziato a fare anche Fedez. Si era detto che fosse una scelta dei due genitori di tutelare maggiormente i figli. Ma secondo Dillinger News dietro questo cambiamento ci sarebbe una diffida di Fedez attraverso il suo avvocato. Secondo il portale il rapper avrebbe diffidato Chiara Ferragni a mostrare i volti dei suoi figli per fare hype e creare compassione nei confronti del pubblico. A sua volta l'imprenditrice digitale avrebbe diffidato Fedez a parlare di lei nel corso dell'intervista a Belve con Francesca Fagnani. Se fosse vero quanto affermato da Dillinger News vorrebbe dire che Fedez e Chiara Ferragni sarebbero passati alle misure forti. Le foto del compleanno di Leone hanno suscitato molto clamore perché nelle varie pubblicazioni non c'è uno scatto della famiglia assieme, due immagini separate, una di Fedez con i figli e una di Chiara Ferragni. Un dettaglio che ha alimentato ancora di più le voci di una separazione tra i due coniugi. Da parte dei diretti interessati non c'è mai stata una comunicazione ufficiale a riguardo, la Ferragni ha parlato di una crisi più dura delle altre, lasciando intendere che non sia di peso da lei. Ora la voce delle rispettive diffide farebbe pensare che questa crisi potrebbe non rientrare e tramutarsi, dunque, in una separazione vera e propria. Per ora si tratta solo di indiscrezioni che non trovano alcuna conferma da parte di Fedez o Chiara Ferragni.